Mercoledì 12 giugno 2019, San Leone III. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, proprio questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo davanti a Dio. Non che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale anche ci ha resi capace di essere ministri di una nuova alleanza, non della lettera, ma dello spirito, perché la lettera uccide, lo spirito invece dà vita. Se il ministero della morte, inciso in lettere su pietre, fu avvolto di gloria al punto che i figli di Israele non potevano fissare il volto di Mosè a causa dello splendore effimero del suo volto, quanto più sarà glorioso il ministero dello spirito. Se già il ministero che porta alla condanna fu glorioso, molto di più abbonda di gloria il ministero che porta alla giustizia. Anzi, ciò che fu glorioso sotto quell'aspetto non lo è più, a causa di questa gloria incomparabile. Se dunque ciò che era effimero fu glorioso, molto più lo sarà ciò che è duraturo. Dal Salmo 98. Tu sei santo, Signore, nostro Dio. Esaltate il Signore, nostro Dio. Prostratevi allo sgabello dei suoi piedi. Egli è santo. Tu sei santo, Signore, nostro Dio. Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti. Samuele tra quanti invocavano il suo nome. Invocano il Signore ed egli rispondeva. Tu sei santo, Signore, nostro Dio. Parlava loro da una colonna di nubi, custodivano i suoi insegnamenti e il precetto che aveva loro dato. Tu sei santo, Signore, nostro Dio. Signore, nostro Dio, tu li esaudivi. Eri per loro un Dio che perdona, pur castigando i loro peccati. Tu sei santo, Signore, nostro Dio. Esaltate il Signore, nostro Dio. Prostratevi davanti alla sua santa montagna, perché santo è il Signore, nostro Dio. Tu sei santo, Signore, nostro Dio. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli, «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti, insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli.